La mancata applicazione delle norme contrattuali da parte dell'Enel e la mancanza di personale che costringe i lavoratori a turni estenuanti al centro della protesta della CGIL e della UIL, che questa mattina insieme ai lavoratori hanno manifestato davanti alla sede dell'Enel in Viale Pipoli a Siracusa, spiegando le ragioni della protesta. Di fronte alla sicurezza, di fronte alla possibilità di lavoro, noi non possiamo consentire che un'azienda faccia quello che faccia i suoi comodi e faccia le cose in maniera non adeguata. Noi riteniamo che ci sono le condizioni, ci devono essere le condizioni per creare posti di lavoro in questa azienda e mettere le stesse persone in condizioni di operare di sicurezza, perché non è possibile utilizzare persone che le stesse persone per fare interventi con carichi di lavoro veramente fuori dalla normalità, fuori dalle possibilità umane. La protesta va soprattutto per quanto riguarda la mancata applicazione delle norme contrattuali, l'azienda non ci interpella per quello che ha intenzione di fare, arriva personale da fuori provincia e fuori Sicilia e noi questo non lo possiamo permettere, soprattutto con la disoccupazione che abbiamo nella nostra provincia e che anziché operare con le assunzioni opera con i distacchi che in questo momento arrivano dal nord, dal Veneto, dalla Toscana e dal Piemonte. Questo noi non consentiamo all'azienda di metterlo in campo.